chiamo Fabio Preti e sono educatore e counselor scolastico. In più di 26 anni di attività ho aiutato oltre 10.000 studenti di scuola superiore e studenti universitari a superare brillantemente anni scolastici, esami di maturità ed esami universitari. Il mio sistema di studio si chiama Studente Vincente e te lo voglio illustrare in 4 sì e 2 no. Sì, tutti possono impararlo e ti spiego il perché. Allora, pensa all'ultimo film che hai visto. Quando sei uscito dal cinema o hai spento la TV, lo hai studiato? No, eppure lo hai imparato. E se in quel momento tu avessi incontrato una persona, saresti stato perfettamente in grado di ripeterglielo. Anzi, ti dirò di più, lo avresti fatto emozionare. Quindi, tu hai imparato senza studiare. Ci hai mai pensato a questa cosa? Ci sono tantissime cose nella tua vita che tu hai appreso, tante conoscenze che hai imparato senza studiare. Cosa significa questo? Significa che tu hai una tua naturale capacità di imparare. Il problema è che nessuno te l'ha mai insegnato. Ecco perché fai così tanta fatica a studiare. Perché non sei in grado di sfruttare questa tua naturale e geniale capacità di imparare. Studente Vincente, per la prima volta, ti insegna a farlo. Sì, perché come oramai hai imparato, non hai nulla da imparare. Devi solamente sfruttare le tue naturali capacità di imparare. Sì, non costa più di 2 ripetizioni con un insegnante. Ma soprattutto a cosa ti porteranno 2 ripetizioni? Alla terza ripetizione, alla quarta ripetizione, alla quinta ripetizione e poi magari ad essere rimandato a settembre, quindi durante l'estate andrai di nuovo a ripetizione, per poi l'anno successivo tornare a ripetizione ancora e quindi giù soldi. A cosa ti porta invece il workshop online di Studente Vincente? A non avere più bisogno di ripetizioni, perché svilupperai il tuo naturale sistema di studio vincente che userai per sempre. No, devi semplicemente imparare ad usare le tue naturali capacità. No, non esistono pillole magiche. Io ti insegno come sfruttare le tue capacità naturali di imparare. Ma ricorda che solo tu le puoi usare. Il sistema funziona solo se lo usi. Sì, eccoti un esercizio pratico, la lista della spesa. Con questo esercizio imparerai a sfruttare al meglio le tue naturali capacità di imparare. Naturalmente questo esercizio lo devi fare prima di andare a fare la spesa e naturalmente non devi scrivere nulla. Bene, adesso trova un posto tranquillo, siediti, chiudi gli occhi ed immagina quello che ti dico. Immagina di entrare con il tuo carrello all'interno del supermercato. Ti dirigi subito nella zona dove ci sono i prodotti in scatola. Immagina di prendere una confezione di fagioli borlotti e di metterla all'interno del tuo carrello. Dopodiché vai nella zona detersivi ed immagini di prendere una confezione di detersivo liquido per capi colorati e la metti nel tuo carrello. Poi ti sposti nella zona dove ci sono i prodotti di carta e prendi 2 rotoloni di carta asciugatutto e li metti nel tuo carrello. Dopodiché vai nel reparto macelleria e prendi un pacco di fettine di manzo da mezzo chilo ed immagini di metterlo dentro il tuo carrello. Dopodiché vai nella zona frutta e verdura e prendi un cespo di insalata lattuga ed immagina di metterlo all'interno del tuo carrello. Adesso sei alla cassa e prendi fuori dal tuo carrello una scatola di fagioli borlotti, una confezione di detersivo liquido per capi colorati, 2 rotoloni asciugatutto, mezzo chilo di fettine di manzo e un cespo di insalata lattuga. Paga ed esci dal supermercato.
Allora, qual era la lista della spesa? Una scatola di fagioli borlotti, una confezione di detersivo liquido per capi colorati, due rotoloni di asciugatutto, mezzo chilo di fettine di manzo e un cespo di insalata alla lattuga. Hai visto? Hai fatto la spesa senza avere un biglietto. Non ti resta altro che andare al supermercato e fare la tua spesa. Ogni volta che avrai bisogno di fare la spesa, ti siedi ed immagini la tua spesa. Ma cosa importante è che questo lo potrai utilizzare anche per memorizzare altre cose che ti interessano. Possono essere nomi, possono essere date, possono essere formule, quello che hai bisogno di imparare.